Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con il sapore con lo chef Renato Grasso. Ciao, buongiorno. Ciao Renato, presento anche Roberto Polverini che è qui con noi. Buongiorno. Allora, che cosa ci prepari oggi? Ma volevo fare delle capezzante praticamente solo impanate così, no? Solo la particolarità è che il pane è stato, sì, è stato passato con un po' di salvia, un po' di finocchiato selvatico e un po' di persimmono per renderlo più orientale. Aromatizzato. Quindi lo passiamo prima, le passiamo nell'uovo, le passiamo nel pane direttamente, senza farina, senza niente, le friggiamo appena appena così. Belle, quindi croccante. Solamente uovo e il pane grattato. Il pane grattugiato, così. Con uno spicchietto di limone, una cosa veloce. E facciamo, però non fritte in tanto olio, devono strinare. Ci deve essere un filo d'olio. Proprio, mi passi l'olio, l'uovo per favore? Sì. Lo faccio io? Poi già. Sì. Abbiamo già rotto perché abbiamo detto, sai? Leggermente sbattuto. Un po' di sale di Renato. Aspettalo dopo. L'hai già provato, no? No. Come no? No, non me l'hai mai fatto provare. Adesso poi lo provo. Ma come ho fatto a non fartelo provare? Ma come non l'ho provato, Renato? Ma il sale afrodisiaco di Renato è famosissimo. Appunto, dice, non l'ha provato. Chissà quanto ne ha fatto andare. Ti tengo, te lo pubblicizzo sempre questo sale, sì. Mi ha colpito. Mi raccomando, non adulterarlo troppo. Tra l'altro c'è anche la tua foto sopra, sì. Sì. Poi c'è scritto nelle indicazioni usare con cautela. Più che altro potrebbe essere pericoloso. Il bello è il naso. Allora, un filo d'olio del cascino. Sì, mettiamo un po' di olio, però non proprio fritte nell'olio, perché dobbiamo farle strinare. No, la roba proprio è buona quando strina sulla padella. Sì. Perché se mettiamo tanto olio è tanto semplice. Non esageriamo con l'olio. Lo facciamo in, come si chiama? Lo facciamo nella friggitrice, va bene. Invece no. Sette andranno bene, non sono tanto grosse. Cosa dici? Ma io sono sicura che verranno bene. No, ho detto se andranno bene come porzione. Sette. Come porzione? Sì, sì, assolutamente. Sì, sono sempre porzioni generose quelle di Renato. Sì. Beh, ma sai. Io sono sempre a dieta. Io male, è un peccato. A casa mia preferisco che ci siano degli atleti dalla tavola, sai? Perché se uno è un atleta dalla tavola fa anche. È vero o no? Allora, qui l'olio era già caldo. Sì, sì. E mettiamo le capesante. Tra l'altro le capesante sono un piatto che io adoro. In questo sistema qua rimangono come se fossero fatti quasi ai ferri, sai? Sì. Sì, perché infatti l'olio si è. La padella è abbastanza sì, asciutta. Ma, eccola qua. Eccolo lì. Adesso stira per conto suo. Fuoco è dolce. Sì, perché altrimenti cosa succede? Che mi brucia il pane e all'interno rimangono crude. Ma non devono cuocere troppo. L'unica cosa, perché cuocia bene il sistema di cottura, sì, è che la capasanta deve essere calda all'interno. Perché a volte spesso ti danno la capasanta che è bella, però fuori. È sempre fredda. È come la fiorentina. La fiorentina, sì, deve essere al sangue, ma calda. Esattamente, vero. Se mi danno una fiorentina che è fredda, non ci siamo. Adesso vedrai che trovo un attimo quando le giriamo, che belle che sono. Sono già tutte dorate. Sì. Cosa dite? Ci mettiamo anche un po' di un filino di misticanza sotto, ma direi. Ci sta, quasi, la mettiamo. Quasi, proprio una cosina così, sai. Se la mangiamo, dai. E poi la lasci così oppure dai già un condimento anche alla misticanza? Alla misticanza adesso ci mettiamo sotto, nella misticanza ci mettiamo appena appena di come si chiama, di olio. Un po' d'olio del cascin. Tieni. Mettiamo l'olio DOP. Sì, ma appena appena, perché poi sulle capestate non ce ne voglio mettere di... Delicato, certo. Mettiamo appena così. Tra l'altro... Facciamo un lavoro, che intanto sulla capestata ci sta bene. Abbiamo parlato dell'olio del cascin, approfitto per dire che sarà inaugurato il nuovo showroom. Allora io chiedo a te, Roberto, vorremmo creare anche un aperitivo, magari, proprio l'aperitivo del cascin. Avresti in mente qualcosa da creare? Ma possiamo trovare... Possiamo trovare un qualche cosa, diciamo, vista l'occasione così importante, voglio dire, ecco, possiamo trovare qualche cosa da poter... Puoi inventare qualcosa? Inventiamo qualche cosa molto volentieri, vediamo il periodo, quello che sarà, in base al periodo, diciamo, che cosa,
troviamo l'aperitivo, diciamo, più giusto. Ecco. Certo, dato che tu sei un esperto, perché la tua enoteca, comunque l'enoteca Rossi, è famosa per il suo aperitivo con ricetta segreta. Con ricetta assolutamente segreta, però non la vi dice. Posso dire che ha 14 ingredienti al suo interno. Che non dirà mai. No, questa è una ricetta segreta della nostra famiglia, ecco. Un'invenzione di mio padre, mio papà Poderini Lidio, appunto, che da quasi 50 anni, ripeto, ecco, che ha inventato questo aperitivo, e fortunatamente continua tutt'oggi a ricevere un ottimo successo. In effetti è buonissimo. Sì. Ricordo appunto che Bar Enoteca Rossi a Varazze esiste dal 1935. Quindi storico. Storico, sì, sì. Noi siamo alla terza generazione, fondatore mio nonno e mia nonna, mio nonno Giuseppe e mia nonna Maria, poi chiaramente l'avvicendarsi, diciamo, delle varie generazioni fino ad arrivare oggi, ovvero mio papà e mia mamma, ed oggi io e mio fratello. Quindi le generazioni che continuano. Sì, 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 fortunatamente sì. Quindi al Cascin portiamo un po' Varazze, perché ovviamente i piatti saranno sempre il nostro chef Renato del ristorante Santa Caterina a Varazze. Dici? Ma io dico di sì. E noi per cosa dici? Fai due piatti? Ne hai voglia? Se mangiamo anche noi, sì. Se mangiano gli altri, ma certo, certo. Se dobbiamo stare solo a guardare, mi dispiace. Allora, intanto le capesante qua sono praticamente pronte. Vedi? Il profumo è sempre ottimo. Senti che profumino? Sì, sì, sì. Pronte, vai? Sì. Ok, le portiamo nel piatto. Sì, sì, cominciamo. Sta vicino. Sì, grazie. Mettiamo un po', veramente un profumo delizioso. Una a destra o una a sinistra, le mettiamo così, dai. Renato, tu fai le tue solite opere d'arte. Dai, sì. Guarda che bello. Questa la mettiamo qua. Bellissimo. Questo è il vino, mettiamo appena appena. Ci vediamo un po' di limone. Sì, l'ho già messo sopra un po'. Mettiamo ancora un po' di... Guardate l'artista con che maestria lui è bravissimo. Guarnisce i suoi piatti, mettiamo, che veramente sono opera d'arte. E mettiamo un po' di questo aceto balsamico che... Che inglassa sempre. Sì, 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 però è diverso. Questo è di frutta. Ecco. Ah, è di frutta? Sì. Ecco qua, il piatto è pronto. Ecco. Roberto, che vino abbiniamo a questo piatto meraviglioso? Allora, con la capasanta che ci ha preparato il nostro Renato, abbiniamo chiaramente un nostro prodotto ligure dell'azienda Al Cascin, che è il vermentino. Appunto perché, essendo, rispetto, diciamo, al pigato un pochino più strutturato, diciamo un po' meno generoso di profumi rispetto al pigato, ma più strutturato come tipologia di vino. Allora, con questo piatto abbiniamo il vermentino, sempre servito fresco, ma non freddo, perché se è troppo freddo, ripeto, i profumi si cancellano. Il vino va servito, diciamo, sempre alla giusta temperatura. Sì. Fresco, ma non gelato, ecco. E quindi abbiniamo questo vermentino qui dell'azienda agricola Il Cascin, che direi che è un ottimo connubio. Perfetto. Allora, noi abbiamo di nuovo il nostro piatto fatto dallo chef Renato, abbiamo l'abbinamento che ha creato Roberto Polverini. Non ci resta che dirvi buon appetito e alla prossima. Buon appetito a tutti. A tutti voi.